Partiamo subito con questa situazione di questo sperone. Qua vediamo dei rami che sono stati tagliati con del rispetto, che hanno fatto marcescenza. Questi bisogna tagliarli a raso e adesso li andremo subito a rasare. Questa è la situazione che ho trovato sotto il ramo che ho appena tagliato vecchio. Vedete la marcescenza come è penetrata all'interno dell'albero, gli animali, le formiche hanno approfittato di queste condizioni per annidarsi, quindi questo è un problema. Un ulteriore problema che si aggiunge al problema che vi ho detto già sulla base, che va a incidere sulla linfa principale del tronco stesso dell'albero. Però comunque l'albero è vivo, il problema lo sta ancora arginando e ce lo portiamo avanti.